Il ruggito dei motori delle 159 vetture in gara alla 33esima edizione del Rally Città di Bassano risuona in tutto il paese. Il Mundialito del Nord-Est si conferma uno dei simboli delle corse su strade italiane e quest'anno ancora di più con il valore aggiunto della Coppa Italia. Una competizione ad alto contenuto tecnico e sportivo al quale questa sera parteciperemo insieme a voi. Seguiteci, si parte! Un'altra emozionante edizione del Rally Città di Bassano è andata in porto. La gara vicentina si è confermata una delle più apprezzate e popolari sul panorama nazionale e grazie alla qualità dei piloti e delle macchine che hanno onorato la chiamata dell'organizzazione è stata garantita la giusta dose di adrenalina e spettacolo sia tra gli equipaggi che tra il consistente pubblico. L'edizione 2016 ha il valore aggiunto di essere valida per la nuova Coppa Italia e per regolamento può accogliere al via anche le vetture World Rally Car, le regine del rally. Oltre alla titolazione nazionale, il rally è quella per il campionato regionale AC Sport, con il coefficiente di punteggio maggiorato a 1,5. Al via anche la gara parallela riservata alle vetture d'altri tempi. Il Bassano storico ha compiuto 11 anni e ha visto sfilare in una sana competizione le vetture che hanno fatto la storia dei rally e dell'industria automobilistica. Compie 33 anni Rally Città di Bassano, ma non smette di rinnovarsi, infatti in aggiunta quest'anno la validità della Coppa Italia. Ma in realtà per noi è sempre una prima edizione nonostante i 33 anni di storia. Quest'anno la Federazione ci ha onorato di far parte di questo nuovo campionato. Per poter partecipare a questo campionato abbiamo rinunciato per un anno al campionato internazionale di cui facciamo parte già da 30 anni, la Metropa Cup, però insomma abbiamo visto che abbiamo avuto un grandissimo riscontro perché 160 iscritti sono numeri che non si vedono nelle gare nazionali. Le autostoriche sono state in realtà una sorpresa perché venivamo da un periodo di gare molto contingentate, c'erano state due gare molto importanti nelle ultime due settimane per cui non ci aspettavamo un numero così importante di partecipazioni, è stata una sorpresa anche per lui, una piacevole sorpresa. Altri premi d'onore sono quelli intitolati a due grandi ed indimenticabili uomini di sport del recente passato. Il Memorial Alessandro Bordignon, destinato al primo equipaggio interamente under 25 classificato, mentre il trofeo Loris Roggia è per il primo copilota under 25 in classifica. Loris Roggia è uno dei personaggi che ha fatto nascere, diciamo, questo rally, perché diciamo che il primo rally è stato condotto da lui e da un gruppo che poi dopo sono subentrato anch'io. Quando lui poi dopo ha lasciato ed è passato a un'altra manifestazione e comunque ha continuato a fare, diciamo, il navigatore. Di Alessandro Bordignon tocchiamo un tasto che mi fa piangere ancora adesso perché lui era il mio compare, è lui che mi ha portato all'altare ed è lui che ha cominciato a correre nel 76 perché avevamo la stessa passione. Il 1 gennaio 1984, dall'idea di un gruppo di amici appassionati e dall'unione di tre scuderie automobilistiche cittadine, nasce la Bassano Rally Racing. Il 15 settembre 1984 si inaugura così il primo rally città di Bassano, con partenza dal Ponte degli Alpini e con apripista d'eccezione due giovani e promettenti bassanesi, i futuri campioni del mondo Micky Biasion e Tiziano Siviero. Da quando l'equipaggio Pasutti Trentin su Ferrari 308 GT stappava la bottiglia del vincitore sul palco d'arrivo della prima edizione, di acqua sotto il ponte di legno ne è passata, ma il fascino della gara ai piedi del grappa resiste. Così come rimane intatta la passione dei tanti che hanno dedicato e dedicano il loro tempo per il successo della manifestazione. Portiamo via del tempo al lavoro delle volte, ma soprattutto alle famiglie. E quindi è una passione che ci porta sempre ad andare avanti e a fare sacrifici tantissimi, perché per organizzare una gara come questa, con tutte le varie sfaccettature che ci sono, ci vuole tantissimo tempo. E quindi io devo ringraziare comunque il consiglio della Bassano Rally Racing, che è un consiglio di amici, e spero che continui ancora per tanto tempo.
L'impressione è che tutto sia funzionato, cioè che tutto sia andato come l'avevamo previsto, cioè il mantenimento dei tempi previsti dalla tabella di marcia. Questo dà l'indicazione di quanto si sia cercato di lavorare per non avere punti morti, per non avere ritardi e per non avere pericolosità di persone che, non vedendo magari le macchine transitare, si spostano sul percorso. Questo è un nostro, dobbiamo dire, o fiore all'occhiello, perché l'abbiamo sempre cercato di applicare in ogni situazione. Il percorso è stato ricavato dalla tradizione del Mundialito del Nord-Est e si è sviluppato su di un tragitto di 394 km totali, a fronte di circa 90 km di distanza competitiva. Punteggiata da 7 prove speciali, delle quali 3 da ripetere 2 volte ed una per una sola volta, ha tenuto il fiato sospeso al folto pubblico che si è riversato lungo i percorsi di gara per assistere alla manifestazione. Ha aperto la contesa poco dopo lo sventolare della bandiera di partenza, la Marostica. Prova effettuata in notturna a pochi passi dal centro storico ed incastonata nelle colline a nord del famoso Castello Scaligero. La spina dorsale della gara si è però svolta sabato. I concorrenti si sono sfidati con le restanti Cavalletto, Valstagna e la ritrovata Marcesina. Quest'anno ritorna la prova della Marcesina. Sì, era una prova che da qualche anno non proponevamo perché la strada era dissestata, stavano facendo lavori. Quest'anno l'abbiamo finalmente rimessa dentro la manifestazione ed è stata poi la prova che ha fatto la differenza, perché la prova di Marcellina è molto impegnativa, molto veloce, è una prova da veri campioni. L'arrivo alle ore 19 in Piazza Libertà a Bassano del Grappa. Ad emergere di forza, l'equipaggio dell'Altopiano di Asiago, tornato vincente con la vettura francese della Doppia Sfiga, Eddy Scessere e Luca Baù. Entrambi di Lusiana hanno conquistato il podio a bordo di una Citroën C4 WRC. Sono loro i campioni del 33esimo rally Città di Bassano. Il trevigiano Marco Signor, con Alenote Bernardi sulla Ford Focus WRC, si è dovuto accontentare della seconda piazza, mentre meritevole terza piazza assoluta per Andrea Dal Ponte e Cristian Cracco, con una Ford Fiesta WRC. Nel 2011 ci eravamo andati vicino, abbiamo perso l'ultima prova per un problema tecnico. Dopo, come dicevo prima, è sempre stata una cosa che mi chiedevo da piccolo, se mai un giorno l'avessi vinto, anche perché quando andavo a vedere, come dicevo, i miei idoli Battaglini, Luchi, Corradin, ero proprio piccolo, quindi adesso ritrovarsi qua, averlo vinto e comunque trovare uno come Alessandro Battaglini che ti dice sapevo che l'avresti vinto, io ho una grande soddisfazione, anche perché penso sia da parte mia che da parte sua c'è un profondo senso di rispetto, quindi avere vicino Alessandro, che è stato un punto di riferimento su questo rally, è stato bellissimo, ecco. Quindi a chi vuoi dedicare questa tua vittoria memorabile? Ma la dedico ai miei sponsor, a tutta la di Max, al mio navigatore, alla mia ragazza, tutta la mia famiglia, lo dedico un po' a tutti, perché alla fine la vittoria è un po' di tutti. Sicuramente mi dimenticherò qualcuno, però spero non ce la prendano, ma in questo momento mi è stato difficile. Giustifica l'emozione. Esatto. Post gara, le verifiche dei concorrenti, effettuate nella sede di Autofficina Mattana. I fratelli Mattana vantano una storia lunga più di 50 anni nel territorio bassanese. Iniziata negli anni 60 come Letrauto, l'attività è poi cresciuta per diventare servizio autorizzato Ford e Volvo. Mattana Autoservice è oggi autorizzato Subaru, Suzuki, Quad e Side by Side, oltre a concessionario Polaris per la provincia di Vicenza e per Bassano del Grappa. Grande attenzione è dedicata al servizio post vendita, con particolare riguardo alle svariate esigenze dei clienti. Vanta un personale qualificato e sempre pronto ad accogliervi e a risolvere qualsiasi problema con attrezzature di ultima generazione. Sono inoltre disponibili servizi di recupero dei mezzi, autovettura sostitutiva e servizio gomme.
In 33 edizioni il Rally Città di Bassano ha il vanto di avere un plateau di vincitori estremamente qualificato. Un elenco di grande effetto dove a dare un tocco di internazionalità compaiono nomi di spettro mondiale. Il recordman di allori della gara con 10 vittorie è il sempre acclamato Alessandro Battaglin. Al via quest'anno con una Mitsubishi Lancer. È una gara a cui sono molto affezionato, purtroppo quest'anno non ho potuto avere una WRC per competere con i primi, però mi sono divertito molto e abbiamo fatto comunque sudare gli avversari. È sempre un'emozione correre su questi percorsi? Sì, la gara è molto bella, organizzata bene, le strade sono di casa, le conosciamo bene e quindi il pubblico è bellissimo, sono tutti molto appassionati, quindi è stata per l'ennesima volta una bellissima avventura. Sottolineare anche la grande partecipazione degli spettatori anche alle gare. Guarda, la prova di venerdì sera sembrava di essere allo stadio, una cosa pazzesca, non ho mai visto tanta gente così e anche oggi in giro per le prove e c'era tantissima gente, quindi veramente è una gara che richiama molto pubblico e molti piloti, perché penso che sia in assoluto la gara che ha fatto più iscritti in Italia. Tra i campioni che hanno lasciato il segno nell'albo d'oro del rally ricordiamo Paolo Oriella, vincitore nel 2014 con una Ford Fiesta RRC, quest'anno in gara con una Peugeot 207. Si è dimostrato un avversario qualificato anche in questa edizione 2016. Con Sandra Tomasini alle note è stato limitato però nella prestazione da problemi di motore e freni, oltre che da braccio sospensione rotto durante la quinta prova. Quest'anno siamo partiti con una macchina sicuramente inferiore, quindi non potevamo competere per la vittoria. Però per giocarsi un posto nei primi 10 potevamo farlo benissimo, ci stavamo riuscendo, poi purtroppo per dei problemi un po' tecnici e poi per un mio errore abbiamo dovuto alzare bandiera bianca e fermarci insomma alla fine dell'ultima prova. Da quest'anno siamo partiti per il campionato italiano WRC e siamo a una gara dal termine, siamo secondi in classifica del trofeo Michelin, quindi ce la stiamo giocando. Fra 20 giorni siamo a Como per la finale e speriamo di almeno lì ottenere un buon risultato. Non era in programma, però grazie comunque al nostro principale sponsor che è la FAMI e ha voluto esserci comunque perché è qui di Bassano e quindi rendere omaggio a loro. Purtroppo non siamo riusciti a portare la macchina sul palco, però penso che ci rifaremo presto insomma. L'anno prossimo parteciperai ancora? Sì, sicuramente, poi essendo qua di Bassano la gente mi aspetta e noi ce la metteremo sempre tutta. Il quartier generale dell'evento è stato allestito di nuovo all'Hotel Glamour di Bassano del Grappa, una location che negli anni ha sempre garantito la massima funzionalità per le esigenze del caso. La struttura prestigiosa che compone l'hotel a 4 stelle è situata vicino al centro della rinomata Bassano del Grappa. L'hotel, dotato di tutti i comfort di ultimissima generazione, dispone di 72 camere con configurazioni ed arredo diversificati, tutte realizzate di generose dimensioni e concepite per garantire il miglior comfort per soddisfare ogni esigenza. Il centro convegni è costituito da una sala congressuale modulabile che può ospitare dalle 35 alle 150 persone. È disponibile inoltre un'altra sala perfetta per riunioni di lavoro e una stanza adibita a coffee break. Il target clientela spazia quindi dal business alle associazioni sportive ai personaggi illustri. La posizione ottimale permette di essere anche adatto ad ospitare turisti e viaggiatori. Garantendo gli standard della colazione internazionale, la ristorazione si distingue per vini tipici del territorio e proposte di specialità locali, in armonia con la tradizione culinaria veneta. L'elegante ristorante in stile moderno e ricercato organizza inoltre eventi privati e aperti al pubblico, degustazioni, cene a tema e serate con musica live e spettacoli. In una terra che ha fatto dei rally e della passione per essi un aspetto del quotidiano, sono molte le realtà che offrono servizi e supporto a concorrenti o amatori. La carrozzeria CF Car di Pove del Grappa
è punto di riferimento nel territorio per servizi di autofficina, gommista e ricambi. CF Car è sita in via San Bortolo dietro la Mival Sport. Vi aspetta per un preventivo gratuito e per farvi conoscere la nuova promozione su tutti i pneumatici invernali. Sull'acquisto di 4 pneumatici il montaggio e il deposito sono gratuiti. Una gara che non smetterà mai di stupire ed emozionare le migliaia di spettatori di questa manifestazione. Cari telespettatori, siamo giunti al termine anche di questo nostro episodio. Quindi non mi resta che ricordare a tutti voi che potete rivedere questa o altre puntate di Mosaico sul nostro sito internet www.tvvicenza.it, cliccando la sezione cultura sulla voce Mosaico. Dal centro storico di Bassano è tutto, arrivederci!